Hoy nos visita Giulio Tononi, uno de los científicos más importantes de la actualidad, y vamos a hablar sobre la conciencia y cómo podemos hacer para medirla. Giulio, benvenuto, grazie per essere venuto. Lei è nato a Trento, nel nord Italia, dopo si è trasferito a Pisa, dove si è laureato in psichiatria. Perché ha scelto psichiatria? Per cominciare, dammi del tu. Ho scelto psichiatria per una storia un po' lunga, e se non ti dispiace te la racconto un po'. Per favore. Quando avevo 16 anni, per varie ragioni, ho concluso che era importante cercare di capire cos'è la coscienza e cosa c'entra il cervello con la coscienza. E all'epoca non c'era niente sull'argomento, assolutamente niente. Ora ho scoperto che non era solo perché là dove crescevo io non c'erano i libri adatti, non ce n'erano proprio di libri. E allora ero incerto se che cosa studiare, se dovessi studiare matematica, fisica, se studiare filosofia. Quello conclusi immediatamente di no, perché la filosofia la si può fare comunque anche senza studiarla. Se studiare medicina per poter vedere da vicino cosa succede al cervello e come cambia la coscienza. E alla fine, dopo lunghi dubbi e ben giustificati, scelsi medicina, ma con l'intenzione chiara di occuparmi di coscienza. Quindi scelsi psichiatria, ma sempre con lo stesso intento di studiare la coscienza. E come è nato questo interesse per la coscienza? È nato per ragioni etiche. A quell'epoca, come immagino molti adolescenti, mi chiedevo cosa fosse giusto fare, perché fosse giusto farlo, cosa fare della propria vita. E nel perseguire una serie di domande, chiedendosi perché, inevitabilmente e non sorprendentemente sono arrivato alla conclusione che c'era un nodo fondamentale da risolvere, e questo nodo era: che cos'è la coscienza? Chi è la persona che si pone le domande? Che cosa sa del mondo? Che cosa può decidere e sulla base di cosa dovrebbe decidere? E c'era sempre questo nodo, comunque uno girasse le cose, sia in termini filosofici che in termini scientifici, che rimaneva completamente irrisolto. C'era il dualismo, c'era chi diceva c'è il corpo e c'è l'anima, i due hanno qualcosa a che fare in modo del tutto misterioso, e poi l'anima rimarrà comunque. E c'era, del resto, quasi tutto l'ambiente scientifico che sosteneva il dualismo è assolutamente inaccettabile. C'è un cervello che è una macchina che funziona secondo le regole precise dettate dalla fisica, dalla chimica e dalla biologia. Lì non c'è posto per l'anima, sostanzialmente. E la conclusione era essenzialmente che anche per poter dare un fondamento solido all'etica bisogna in primis sapere un po' chi siamo, cosa vuol dire esistere come un soggetto che percepisce, che pensa e che decide. Tanto per fare un esempio banale, il libero arbitrio, che in questione di etica è piuttosto fondamentale, è una domanda cui non si può rispondere, secondo me, se non si capisce cos'è la coscienza. E quindi solo sapendo un pochettino meglio cos'è la coscienza si può sperare di anche affrontare i problemi dell'etica. Questo è rimasto vero, ne sono ancora convinto, e spero che effettivamente a qualcosa il lavoro sulla coscienza possa servire, non solo per capire il cervello, ma anche per vedere un po' il nostro rapporto con la natura, con il mondo esterno e con le decisioni che dobbiamo prendere in maniera più fondata. Tu hai sviluppato una delle teorie più importanti sulla coscienza, che parte da un cambio fondamentale nel modo in cui si studiava la coscienza nell'ambito scientifico. Invece di andare dal cervello verso la coscienza, tu parti dalla coscienza per capire come essa agisce nel cervello. Cosa significa questa idea e come sei arrivato a pensarci? Ma forse può essere utile un po' di storia. Quando decisi di occuparmi di coscienza, come dicevo, non c'era assolutamente nessun contributo scientifico che parlasse esplicitamente del tema. Era un argomento vietato, perché era considerato essenzialmente al di fuori della scienza ed era garantito che se ti andavi a perdere nei meandri della coscienza saresti finito, nella migliore delle ipotesi, in filosofia e più probabilmente squalificato da qualunque professione scientifica seria. Quello che è successo però negli anni 90, all'inizio degli anni 90, è stato che persone come Francis Crick e Christof Koch da un lato e Jerry Edelman dall'altro
e qualcun altro, persone di grande autorevolezza scientifica, hanno cominciato a dire che in realtà la coscienza si può studiare dal punto di vista scientifico. Lasciamo perdere i grandi problemi filosofici, lasciamo perdere la domanda misteriosa di che cosa sia quest'anima che aleggia dentro di noi, ma andiamo semplicemente a vedere con i classici paradigmi scientifici che cosa succede nel cervello, supponiamo, quando vedo una faccia e non la vedo, per lo stesso stimolo sensoriale. Andiamo a vedere cosa succede nel cervello e se troviamo che certe parti del cervello si comportano in maniera diversa, forse questo ci dà delle indicazioni su quali sono i correlati neurali della coscienza. E così viene anche coniato il termine correlati neurali della coscienza, che essenzialmente proponeva un percorso scientifico. Improvvisamente era permesso agli scienziati di inventarsi un esperimento dopo l'altro, in maniera sempre più ingegnosa, per capire che cosa cambiava, se c'era coscienza o meno. E questi paradigmi sono andati avanti negli ultimi 30 anni. La sua teoria si chiama Integrated Information Theory, cioè la teoria della informazione integrata, si potrebbe dire. Cosa propone puntualmente? Partendo dalla fenomenologia e andando verso la fisica, che è quello che cerca di fare la teoria, che abbreviamo in IIT, Integrated Information Theory, altrimenti è troppo lungo, si propone in primo luogo di caratterizzare le proprietà trascendentali dell'esperienza. Fammi chiarire due cose, perché c'è ancora molta confusione anche dagli cosiddetti esperti del settore. La prima cosa da chiarire è che la coscienza deve essere intesa come sinonimo di esperienza. Ossia, sono cosciente quando vedo qualcosa, sento qualcosa, provo qualcosa al tatto, al gusto, all'olfatto, ho un pensiero cosciente, provo dolore. In tutti questi casi ho un'esperienza. E l'esperienza c'è che ci siamo collegati al mondo esterno oppure no. Per esempio, adesso evidentemente ho un'esperienza che è legata in qualche modo a quello che c'è nel mondo esterno, ma un sogno è altrettanto un'espressione di coscienza. E quando sogniamo, anche se il mondo non c'è, le esperienze le abbiamo. Quindi la coscienza è un'esperienza di qualunque tipo. Quella sarebbe la definizione dalla quale si parte dopo per andare a vedere come succede la coscienza nel cervello. Diciamo. Sì, la coscienza è il problema fondamentale, quello che i filosofi chiamano il problema difficile o insolubile. Qui non si riesce a intravedere neanche la possibilità di una soluzione, è proprio della coscienza come esperienza, come fenomenologia. Non è il problema della coscienza come l'abilità di decidere adeguatamente, quello è un problema che si può affrontare anche nelle neuroscienze cognitive, ma anche nell'intelligenza artificiale senza problemi. Quello che è difficile da spiegare è come possa esserci qualcuno che vede il blu del cielo, il blu del mare, il rosso del tramonto, prova il dolore oppure la gioia. Quello sembra impossibile. L'esperienza quindi è quello che conta. E dicevo, non deve essere necessariamente, anche se spesso lo è, esperienza del mondo esterno, può essere un sogno, non deve essere neppure la riflessione sull'esperienza stessa. Per esempio, adesso posso chiedermi, grattandomi la testa, se quello che sto dicendo corrisponde a verità. Questa è una forma di riflessione, qualche volta si dice autocosciente, che è una componente importante dell'essere coscienti, una componente importante dell'esperienza, ma l'esperienza è il concetto generale. Le riflessioni sull'esperienza sono una piccola parte della coscienza. Quando, che so, si guarda un film d'azione in cui le scene si succedono rapidissimamente, non c'è tempo di pensare e riflettere su quello che sta succedendo, sei semplicemente preso dallo scorrere delle immagini e dei suoni, e quella è esperienza praticamente priva di riflessione, eppure di coscienza evidentemente si tratta. Una volta che si è capito che quello che conta è spiegare l'esperienza, la teoria IIT dice di considerare quali sono queste proprietà trascendentali, quelle che sono vere di ogni esperienza immaginabile, senza le quali non sarebbe concepibile un'esperienza. E per dirla molto in breve, queste proprietà che sono il fondamento della teoria e che sono giustamente, a mio avviso, chiamate assiomi, e non c'è nulla di più assiomatico dell'esperienza in quanto tale, sono che l'esperienza esiste, questo non è altro che il riconoscimento di Cartesio. Lui diceva cogito ergo sum, penso,
ma se si va a leggere le meditazioni di Cartesio è ovvio che intendeva penso, ho dei dubbi, e questa è attività riflessiva, ma anche vedo, percepisco, soffro dolore, sono triste. Diceva tutte queste cose. Quindi è qualunque forma di esperienza, anche se lui nobilitava in particolare il pensiero. L'esperienza esiste e questo, come sicuramente sottolineato da Cartesio, è un dato fondamentale, indiscutibile, l'unica cosa assolutamente certa. Il mondo può essere anche un sogno, forse, improbabile, ma potrebbe esserlo, ma che in questo momento ci sia un'esperienza, questo è indubitabile. IIT va al di là di questo, perché di qua non si può andare molto in là, e dice che ci sono altre cinque fondamentali proprietà. La prima è che ogni esperienza è soggettiva, è per il soggetto che ha l'esperienza, in quanto tale non è di qualcun altro. La mia esperienza è mia, detta in poche parole, e non è la tua, e viceversa. E non ha nemmeno senso pensare un'esperienza che non sia dal mio punto di vista, privatamente, come la mia. Questa si chiama intrinsecalità o soggettività. Seconda proprietà fondamentale è la composizione, il fatto che ogni esperienza è strutturata. Strutturata vuol dire qualcosa di molto semplice all'inizio, che c'è una parte sia visiva che acustica, che c'è una parte sinistra e una parte destra, che sono oggetti in posizioni diverse nello spazio, che hanno una forma, un colore. Di ogni esperienza è strutturata, non potrebbe essere altrimenti. La terza proprietà è l'integrazione. Ogni esperienza è una, e questo è stato riconosciuto anche da Kant, che l'unità è un presupposto di avere un'esperienza. Non ha senso avere un'esperienza divisa in due. Allora sono due esperienze. Io e te abbiamo due esperienze, ma io non posso avere due esperienze, ne ho una soltanto, sempre quella. La quarta proprietà è il cosiddetto criterio di esclusione, è il fatto che ogni esperienza ha dei confini, è definita nel senso latino di avere un confine. Nella mia esperienza ci sono alcune cose, e non ce ne sono altre. In altre parole, i contenuti della mia coscienza sono quelli che sono, niente di meno e niente di più. Per esempio, la mia coscienza in questo momento, la mia esperienza in questo istante, include questo campo visivo, da qui a qui, non meno, non ho semplicemente questa parte, e non di più, non vedo dietro la nuca. Quindi c'è quello che c'è dentro e non c'è quello che non c'è. Tutti questi assiomi sono scontati, nel senso che a ben vedere veramente non potrebbe essere altrimenti. È possibile immaginare un'esperienza che non esiste? No, non sarebbe un'esperienza. Un'esperienza che non è per il soggetto dell'esperienza, ma per qualcun altro no. Un'esperienza che non è strutturata, un'esperienza che non è una, e un'esperienza che non ha dei confini, contiene quello che contiene, non quello che non contiene, no. Sono così ovvi che, a parte l'esistenza in quanto tale, Cartesio, e l'unità, Kant, praticamente sono stati ignorati dai filosofi. Così come è stato ignorato l'ultimo criterio fondamentale, che è l'informazione, ossia che ogni esperienza, ancora più semplice, è quello che è. L'esperienza che ho adesso non solo include quello che include, è solo quello, ma per esempio ha dei colori, delle forme, delle facce, fatto in un modo particolare. Vedo te e non vedo qualcos'altro. Vedo una camicia di un certo colore e non qualcos'altro. Un bicchiere con dell'acqua e non del vino. E così via e così via. Ogni esperienza è quello che è. Anche questo è così scontato che nessun filosofo ha mai voluto insistere sul fatto che c'è questo dato fondamentale, che ogni esperienza è quello che è. Sembra ridicolo. Eppure, proprio per quello, è un assioma. E anche lì è impossibile persino concepire un'esperienza che non sia quello che sia. E questi sono gli assiomi. Detti molto in breve, l'esperienza esiste. L'esperienza è per il soggetto, è privata o soggettiva. L'esperienza è strutturata, è integrata, ha dei confini ed è quello che è. Se queste sono le proprietà fondamentali e non ce ne sono altre, come sostiene IIT, il prossimo passo è quello di chiedersi, ma allora, assunto che ci sia un mondo esterno fisico, che proprietà deve avere per poter dar luogo a quello che sappiamo esistere, e cioè la nostra coscienza?
Nella sua teoria si propone una misura della coscienza, cioè una formula matematica per quantificarla. Com'è possibile misurare la coscienza? In pratica è o molto facile o impossibile. Impossibile è misurare la coscienza in maniera precisa. Noi siamo in grado di misurare questa quantità phi in maniera rigorosa per sistemi, dicevo, di pochissime unità binarie. E quindi il numero esatto e soprattutto la qualità della coscienza, la forma di queste strutture di informazione integrata, sono qualcosa che non saremo probabilmente mai in grado di conoscere esattamente per un organismo come il cervello, per esempio. I numeri sono semplicemente da capogiro, non è possibile farlo. Però è possibile avere delle misure molto più approssimative, che si ispirano alla quantità corretta e che ci consentono quindi di dare un giudizio: c'è coscienza, non ce n'è, ce n'è molta, ce n'è poca. E poi probabilmente in futuro, questa è un'area di lavoro attualmente, di fare delle stime sempre più precise, senza la pretesa di essere esatti. Si pensi un pochettino, per esempio, alla temperatura. La temperatura è qualcosa che possiamo valutare grossolanamente all'inizio e poi possiamo diventare sempre più precisi al punto di arrivare a considerare la velocità media delle molecole, ma poi la velocità delle molecole individuali. Sarebbe bello sapere la velocità di tutte le molecole, ma qualche volta ce la possiamo cavare con la temperatura. E così è per phi. Tant'è vero che lo sforzo che abbiamo cercato di fare negli ultimi 10 anni, molto di questo lavoro è stato fatto da Marcello Massimini, prima a Madison con me, poi a Milano e a Liegi in collaborazione con altri gruppi, è stato quello di andare a vedere se è possibile misurare qualcosa che assomiglia a phi usando dei metodi che sono disponibili già ora. E ora come ora i risultati sono sicuramente incoraggianti. Abbiamo potuto valutare, siamo partiti dalle cose più semplici. Questa misura grossolana dell'informazione integrata dovrebbe essere più alta quando sei sveglio e cosciente e dovrebbe abbassarsi quando cadi addormentato di un sonno senza sogni. E questo fu il primo lavoro in cui vedemmo che si poteva in qualche modo misurare la risposta del cervello a far vedere quant'era la capacità del cervello di produrre informazione integrata, ed era in effetti più alto nella veglia che nel sonno. E tu hai lavorato anche sulla robotica e sulla intelligenza artificiale un po'. Pensi che livello di coscienza pensi che possa raggiungere un computer, adesso e in futuro? Questa è una serie di lavori che stiamo ultimando e in breve il succo di questi lavori è che un calcolatore convenzionale, ma anche un supercalcolatore ispirato all'architettura classica di von Neumann, che è in grado di simulare qualunque processo di intelligenza artificiale, ma non solo, è anche in grado di simulare cosa fanno i neuroni nel nostro cervello se abbiamo una anatomia precisa da inserire nel calcolatore, che un calcolatore, perché è un calcolatore, per come è organizzato, avrà assolutamente nessun grado di coscienza, non sarà cosciente per nulla. È fatto nella maniera sbagliata, un po' come il cervelletto. Una questione di architettura. Per una questione di architettura, non è il silicio il problema. Il problema è come i transistor del calcolatore sono collegati l'uno all'altro. E questo è un tema che considero estremamente importante e estremamente urgente adesso, perché generalmente ci si riferisce alla coscienza come a qualcosa che si può in qualche modo intuire a partire dalle funzioni che un organismo svolge. Quindi se c'è un organismo che fa delle cose molto intelligenti, come un essere umano, sospettiamo che sia cosciente, perché noi lo siamo e noi siamo in grado di fare cose intelligenti. E quando perdiamo coscienza, come si suol dire, non facciamo più niente. Quindi è sempre stato naturale e perfettamente valido in realtà equiparare l'intelligenza con la coscienza. Se sei intelligente, sei anche cosciente. Io, quando sono cosciente, sono intelligente. Ma i calcolatori ci pongono di fronte, sempre più rapidamente, per via dei progressi recenti dell'intelligenza artificiale, con artefatti che sono indubbiamente intelligenti, per ora forse in maniera settoriale. Giocare a scacchi, giocare a Go, guidare la macchina, riconoscere facce, tradurre, rispondere a domande. Sono sicuramente già più intelligenti di molti dei pazienti in neurologia, quello è poco ma sicuro.
Quindi questi calcolatori sono intelligenti, lo diventeranno sempre di più e saranno ben presto in grado, sospettano molti degli esperti, di superarci, o quantomeno di essere equivalenti, in tutte le nostre funzioni, tutte le funzioni che consideriamo intelligenti, che normalmente leghiamo alla nostra coscienza. Eppure dice IIT che per come sono fatti possono comportarsi in maniera indistinguibile da noi, possono essere altrettanto intelligenti, altrettanto interessanti in una conversazione, potrebbero tranquillamente sostituire me e te in questa conversazione, eppure non si prova niente ad essere il calcolatore. Per qualcun altro il calcolatore è straordinariamente intelligente, potrebbe benissimo essere cosciente, ma per il calcolatore non esiste assolutamente niente. E questa è una cosa fondamentale nel momento in cui cominciamo a confrontarci con un mondo dove creature altrettanto o più intelligenti di noi potrebbero peraltro neppure esistere, non per se stesse, ma soltanto per gli osservatori. E se gli osservatori coscienti noi svaniamo, non esistono per nessuno. Quindi è un tema che mi preoccupa particolarmente perché stiamo rapidamente andando in quella direzione. Però con un cambio di architettura, con una struttura diversa, tu pensi che avremo dei computer che abbiano un'esperienza? Sempre secondo la teoria è possibile creare qualcosa, chiamiamolo calcolatore se vogliamo, con una struttura radicalmente diversa, neuromorfa si dice, ma sostanzialmente questi calcolatori dovrebbero essere formati da elementi molto simili ai neuroni, collegati in maniera molto simile ai neuroni. E la cosa che sarebbe diversa è che sono fatti di silicio, per esempio, anziché di carbonio. Ma per i lavori che stiamo facendo adesso l'impressione è che debbano essere alla fin fine straordinariamente simili dal punto di vista fisico, eccetto il materiale di cui sono costruiti, al cervello, o meglio alle parti del cervello che sono importanti per la coscienza. Quindi sì, si potrebbe fare una coscienza artificiale di questo tipo, ma attualmente non siamo in grado, neanche lontanamente. C'è anche poco interesse dal punto di vista tecnico, perché si tratta di macchine molto più difficili da costruire, molto più difficili da programmare e molto più difficili da gestire. Il problema quindi non è che la coscienza deve essere necessariamente biologica o che ci sia qualcosa di inerentemente sbagliato nell'aspetto artificiale. Il problema è semplicemente che, secondo la teoria, deve essere costruito nel modo giusto. E la prova, ancora una volta, viene dal nostro cervello, dove neuroni che sono biologicissimi sono il paradigma della complessità biologica, come quelli del cervelletto. E pensiamo anche a molti neuroni nella corteccia prefrontale, nel davanti del cervello. Semplicemente perché sono organizzati nel modo sbagliato, non sembrano avere nessuna vita interiore. Non si prova niente a essere un cervelletto, così che non si prova niente a essere un calcolatore. Un'ultima domanda. Cosa consiglieresti per uno studente che vuole studiare la coscienza? Penso che a questo stadio, siccome le cose sono cambiate, ci sono molte strade disponibili. Una è quella di utilizzare gli strumenti più moderni delle neuroscienze, soprattutto andare a vedere cosa fanno i neuroni uno per uno, non semplicemente usando le immagini colorate del cervello viste dall'esterno e da lontano. Cercare di capire come funziona in dettaglio il cervello, ma con sempre un'attenzione al riprodurre il tutto in simulazione al calcolatore per capire come funziona. Due, c'è moltissimo lavoro da fare dal punto di vista matematico. Quindi, secondo me, questa è la mia opinione personale, ma abbiamo bisogno soprattutto di matematici e fisici che affrontano il problema della coscienza sia per misurarla, sia per caratterizzare la geometria di queste forme straordinarie, con quelle che non sono altre che le qualifiche di grandi matematici e grandi fisici. Sono delle forme straordinarie e non c'è ancora il linguaggio per saperle descrivere. Qui, secondo me, c'è il futuro. E in terzo luogo, la medicina è chiaramente una delle aree dove una teoria come AET si può mettere alla prova, come abbiamo cercato di fare, ma come verrà fatto sicuramente in futuro, perché con tutte le implicazioni spesso straordinarie, spesso controintuitive, che derivano da una teoria come questa, l'unico modo di validare la teoria, di sapere se siamo più o meno sulla strada giusta o invece radicalmente sbagliata, è quella di ritornare a noi stessi, di andare a vedere, partendo dal semplice, se
queste strutture di informazione integrata ci sono quando siamo coscienti e non ci sono quando cadiamo addormentati, se queste e non quelle aree del cervello sono importanti perché sono organizzate nel modo in cui prevede IIT, se aggiungere qualche parte anche con brain-machine interfaces al nostro cervello può magari espandere letteralmente i contenuti della coscienza come previsto dalla teoria, se rimuovere transitoriamente alcune parti elimina completamente alcuni contenuti di coscienza come previsto dalla teoria e via di questo passo. La teoria si potrà solo validare aggiungendo un gran numero di esperimenti di questo tipo che ci daranno, si spera, una certa confidenza che almeno i presupposti siano abbastanza corretti. Una volta validata in questo modo, ci vuole una teoria per poter estrapolare, per poterci chiedere, ma allora un pipistrello con un cervello parecchio diverso dal nostro, possiamo concludere sulla base della teoria se è cosciente o no e in che modo è cosciente, ma allora un calcolatore, ma allora una volta ci si rende conto che i calcolatori non possono essere coscienti, calcolatori attuali almeno, ci si può anche rendere conto che delle cose che non pensavamo affatto fossero coscienti, magari perché non sembravano intelligenti, in realtà albergano una vita interiore straordinaria, magari anche più della nostra. Grazie mille. Prego.